Allora, io sono Giorgio Parisi e ho il piacere di presentare questo libro di Andrea Fove e di Valentina Manenzana, Luton & Company, I geni bastardi, e questo è un libro che ho letto con grande piacere e ho trovato la prima impressione che ho avuto leggendo i primi due capitoli, mi ha ricordato un libro per molti aspetti completamente diverso, che però a me è molto piaciuto, è I Conti di Montecristo di Dumas. Allora, voi mi direte che cosa può esserci in comune tra il Conte di Montecristo di Dumas e il libro di Frova e Manenzana? Beh, il Conte di Montecristo di Dumas, che io ho letto in versione integrale da tutto, è estremamente interessante perché il libro è scritto nel 1943 e i fatti narrati vanno dall'815 direi all'837. Quindi l'autore è praticamente contemporaneo ai fatti narrati, e quello che succede, quando, leggendo la descrizione di tutto quello che avviene in questo libro, voi avete un'idea estremamente precisa della tecnologia del tempo. Cioè, non era questo lo scopo per cui Dumas aveva scritto il libro, ma vedete pian piano come le cose cambiano, come c'è il problema ancora del 37, delle case senza luce che bisogna usare, candele e così via, dei sistemi di trasmissione dell'informazione che erano cambiati all'inizio del libro. Quando Napoleone sparca dalla Corsica bisogna fare il protagonista e il protagonista di fare 3 giorni di galoppo per portare la notizia a Parigi, e nel 37 invece ci sono i semafori che davano informazioni sulla borsa che venivano dagli Stati Uniti. Quindi questo libro è estremamente bello perché nel narrare tutte le vicende di queste persone, il libro di me, questo genio passato, Newton & Company, viene descritto in grande cambio quali sono le tecniche dell'epoca, che cosa la gente sapeva e cosa la gente non sapeva, che cosa, per esempio, una cosa impressionante sono i primi tentativi di trasfusione di sangue fatta da animali verso l'uomo. E tentativi di trasfusione di sangue fatti a scopo terapeutico, ma la terapia che ci si proponeva era un pochettino diversa da quella che avevamo adesso. C'era una persona che era molto manesca con la moglie, un ubriacone, e gli fu fatta una trasfusione di sangue di vitello, e gli fu fatta una trasfusione di sangue di vitello per cercare che questa trasfusione non rendesse mansueto come un vitello. Quindi c'era ancora questi ovviamente, poi come si è narrato nel libro, alcuni di questi tentativi portarono alla morte più o meno veloce delle persone. Il poveretto fu fatto la trasfusione di sangue di vitello, che si sopravvive per 4 mesi. Morì dopo 4 mesi, probabilmente per avvelenamento d'arsenico dalla parte della moglie, che aveva i suoi motivi per avvelenarlo, e poi dopo questi tentativi furono lasciati perdere. Questo è interessante, e questo non è solamente un fatto anecdotico, ma è importante perché uno dei grandi protagonisti del libro, forse più di Newton, Hooke, è una persona che aveva interessi di tutti i tipi, infatti lui stesso proponeva o faceva fare queste trasfusioni, aveva interessi a livello dello studio del microscopio e a livello di tutta applicazione, era un vulcano che aveva tutta un'idea su nuovi strumenti, nuove tecniche di misura. E infatti la sua carriera descritta è estremamente interessante. Lui praticamente entra nella Royal Society come il capo del laboratorio, come persona incaricata di preparare gli esperimenti di laboratorio per far vedere al pubblico, e pian piano incomincia a salire fino ad arrivare alla
diventa il presidente di questa Royal Society. Segretario, scusami, segretario. Adesso la segretaria, infatti segretario presidente del giusto, sì, segretario è quello che. E quello che rimane estremamente interessante e sono come un po' lo dice Vito, queste enormi discussioni scientifiche in cui si scontrano persone con carattere completamente diverso, da Huck, Donaiolo fino all'inverosimile, a parte tutte le domestiche che aveva a casa, poi anche la nipote e così via, con Newton che invece non aveva probabilmente, secondo quello che dice, toccato mai una donna in vita sua, quindi caratteri completamente diversi. E la cosa era anche questi scontri che avvenivano anche perché all'epoca non c'era un procedimento standard come c'è adesso di pubblicazione e così via. Ogni tanto qualcuno mandava le cose alla Royal Society, però poi c'erano tutta una serie di lettere che venivano mandate da fuori, che tornavano, queste lettere venivano rese note in parte, non in parte. Una cosa curiosissima è l'uso degli anagrammi, cioè le persone invece di pubblicare il loro lavoro pubblicavano il loro risultato in forma di anagramma e a distanza di mesi o di anni spiegavano cosa voleva dire l'anagramma, in maniera tale di avere la priorità dei risultati senza però dover annunciare tutto. E poi i caratteri erano, si vede proprio una dipendenza estremamente forte dei caratteri. Dei tanti scontri che ci sono narrati nel libro, quello di Newton, cioè uno dei scontri più forti è quello proprio fra Hooke e Newton. E questo scontro è anche dovuto al diverso stile di pubblicazione dei due. Comunque qualunque idea, più o meno strampalata, ma la maggior parte era ragionevole, scriveva qualcosa, la descriveva, diceva la sto costruendo, poi dopo non la costruiva, però la costruiva dopo 5 anni, dopo 10 anni, e pretendeva di avere la priorità su queste cose perché è stato lui che aveva detto le cose per prima. Newton invece passava molte delle cose che aveva ottenuto, per esempio sulla gravitazione, verso gli anni 1666-1670, non li aveva pubblicati e li aveva pubblicati 30 anni prima, scusate, 30 anni dopo. E questo causa ovviamente tutta una serie di discussioni con Hooke, perché Hooke dà Newton il suggerimento che la forza sia 1 su R quadro. Newton scrive praticamente e risponde ignorando il suggerimento di Hooke. Poi 10 anni dopo si pubblica i risultati nel principio dicendo che lui aveva 1 su R quadro e l'aveva ottenuto 30 anni prima. È chiaro che questo tipo di situazione, che poi ha dovuto un pochettino anche al tipo di organizzazione della società dell'epoca, era la cosa fondamentale per poter gestire e per poter causare liti infiniti. A questo si aggiunge il segretario della Royal Society, Odesburg, il quale era la persona che riceveva tutte le lettere che venivano e quello decideva tipicamente di leggerle, ma ovviamente non si devono leggere in maniera completa durante le riunioni perché erano troppo lunghe, e le leggeva tagliando dei pezzi, facendo in maniera che queste risultassero il più possibile offensive per gli altri. Ovviamente a questo punto questo causava un'altra risposta di questo tipo e quindi c'erano tutta una serie di polemiche. E in qualche modo ha l'impressione che il modo di comportarsi dell'epoca fosse abbastanza
aspetto diverso di adesso, e in queste sedi, Quevel, per esempio, un altro del Quevel, forse che è rimasta certamente la più nota, perché è stata trans e ha coinvolto tutta Europa, mentre quella fra Hooke e Newton è stata più locale, fu quella fra Leibniz e Newton. E Leibniz e Newton avevano fatto tutte e due, inventato il calcolo infinitesimale, e probabilmente Newton l'aveva inventato prima di Leibniz, ma non aveva mai pubblicato niente. Quando cominciavano a pubblicarlo, Newton cominciò ad avere la pretesa che il calcolo infinitesimale, dato che l'aveva inventato lui, e Leibniz sia uno che aveva fatto qualcosa, ma non aveva appunto niente. Ci fu uno studente, un amico di Newton, che fece un attacco violentissimo a Leibniz, e poi Leibniz rispose mandando una richiesta di scuse alla Royal Society, e Newton organizzò una commissione obiettiva che doveva decidere se le pretese di Leibniz erano giuste o non era giusta. Commissione obiettiva presieduta da lui stesso. Diede la ragione a quello che aveva offeso Newton, che aveva offeso Leibniz, dicendo che non c'era bisogno di nessuna scusa. È un modo di comportarsi in cui in qualche modo escono fuori tutti i peggiori caratteri, tutte le peggiori dati dei caratteri delle persone. Devo dire che nella contesa fra Leibniz e Newton io sto molto più, mi rimane molto più simpatico Leibniz che Newton, perché a un certo punto Newton se ne esce con tutte le serie di lettere degli amici datati il 15 settembre del 1730, e poi Leibniz dice: scusatemi, io sono un po' disordinato, non ho con tutta la traccia della corrispondenza che ho fatto negli ultimi 30 anni, non è che posso dare le date precise, io l'ho fatto in quell'anno ma non ho le prove di averlo fatto. Quindi in ogni caso è quello che è interessante del libro, è questo spaccato della vita degli scienziati del fine del 600, forse primi anni del 700, in cui si mischiano assieme tutti gli episodi della vita comune. Il grande incendio di Londra, entra non solo perché la Royal Society si è dovuta spostare in periferia perché i locali erano bruciati, ma perché Hooke viene dato l'incarico di ricostruire tutta una serie di palazzi, e nel costruire questa serie di palazzi Hooke ha un'idea che non essendo architetto non capisco quanto geniale, quanto sia geniale, e dipende la curva della catenaria. La catenaria è, se voi prendete una catena o un filo abbastanza pesante, lo tenete da due lati, questo forma una curva fatta di questo modo che si chiama catenaria. L'idea è stata di fare le cupole riprendendo la curva della catenaria, mettendola o lasciandola dall'altro lato, in maniera che queste cupole, secondo lui, adesso non so se è vero o non è vero, fossero il più possibile resistenti. È vero. No, ma è vero che è efficace dal punto di vista ingegneristico. Questo andava al di là delle mie competenze. Quindi quello che dicevo è che questo libro è molto bello, perché si mischiano assieme tutti gli aspetti della vita del comune, tutti i problemi scientifici dell'epoca. E problemi scientifici dell'epoca che devono essere visti, e questo è essenziale, da come li vedevano le persone all'epoca, perché molto spesso nei libri di test, non nei libri di storia della scienza, le svolte sono raccontate, se volete, come si dice storia, dal punto di vista del vincitore, cioè dal punto di vista dei posteri. Noi sappiamo già la soluzione,
quello ha trovato la soluzione in quel modo, l'altro invece no. Quindi mentre invece si vede proprio tutto il meccanismo estremamente dettagliato in cui questi arrivano piano piano a arrivare a delle conclusioni. E in qualche modo si vede molto bene nelle cose concrete una frase famosa di Maxwell che dice: e quando uno vede i risultati finali nella forma finale in cui appare un lavoro di fisica, per esempio pensare non so a quale lavoro suo, è difficile pensare a tutta la fatica dietro che rimane nascosta, che è completamente dimenticata. Quindi noi guardando i lavori dell'epoca non ci rendiamo ben conto della difficoltà di gli ostacoli che sono stati dovuti superare, e questo libro secondo me ci rende appunto anche della difficoltà di andare avanti nel scoprire cose nuove. Grazie. Eccetera, ma doveva essere proprio la divulgazione chiave, invece vediamo questi
geni prestanti. Io lo schermo verde. Sì. Il motto. Il motto era con gli usi verde. Non nessuno conta. Sì. Non bisogna fidarsi di nessuno, non bisogna sperimentare. Ma poi bisogna anche diffondere le idee, ma questi effettivamente non rispettavano questi principi. Poi non so se ci sono delle esempie. Io praticamente Giorgio mi ha raccontato moltissime parti del libro, per cui non ne aggiungerei altre, però volevo appunto sottolineare un pochino la vita dell'Inghilterra di quel periodo, che l'ho trovata interessantissima, no? Cioè sono fatti anche storici, però sono anche fatti sociali, come loro si frequentavano, come vivevano, la peste, l'incendio, insomma diciamo non c'è solo scienza, c'è proprio la vita delle persone. Poi l'altra cosa che appunto è importantissima è questo fatto che quando noi abbiamo delle conoscenze scientifiche ormai assodate non ci rendiamo conto di qual è stato la fatica, il superamento di alcuni paradigmi per riuscire a conquistarle. E questa è una cosa che io ho sempre notato quando studiavo i libri di storia della fisica o della scienza in generale, che cose che a noi sembrano normali non lo erano affatto, no? Per cui anche, ecco, per esempio queste trasfusioni di sangue, è abbastanza normale pensare che in fin dei conti si possa prendere il sangue di un animale mentre nell'altro, cioè oggi chiaramente non lo è più, però se noi ci togliamo da tutte le conoscenze che abbiamo, ci viene forse abbastanza naturale provare a fare un esperimento simile. Così come Newton si è curato, secondo lui, dalla peste dal paiolo, con l'acqua di rose, il vino, il miele. Adesso sarà anche un grande scienziato, però noi dubitiamo che quest'acqua di rose l'abbia salvato dal paiolo. Sì, però diciamo quanto, insomma, diciamo che queste poi si chiamano proprio medicina, ecco, non è così. Ora, queste sono curiosità, però invece ci sono dei dettagli di storia della fisica, di come sono riuscite ad avere dei risultati, sicuramente per esempio una discussione anche sull'ottica, no? In cui effettivamente non si sapeva niente, cioè noi oggi disquisiamo e sappiamo sia particelle sia onde, eccetera, eccetera. Lì nessun libro di storia ti dice, cioè nessun libro di fisica ti diceva niente, tutto quello che potevano sapere lo sapevano da solo, cioè lo dovevano conquistarselo. Chiaramente oggi non è che la cosa è diversa, oggi si devono conquistare cose diverse da quelle che si sono conquistate prima e si possono conquistare perché qualcuno le ha conquistate prima. Io però su tutto questo ho una domanda: come mai avete scelto questo periodo e queste cose? Nel senso che non è così facile, io ne ho letti tanti di libri storia della scienza, chiaramente moltissimi parlano di Newton, per carità, però non ho mai trovato, forse per colpa mia, un libro che affrontasse questo periodo con queste persone in maniera così dettagliata. È estremamente interessante, però mi domandi poi solo in Inghilterra, diciamo, no? Cioè, insomma, tutto quello, sì, no, ci sono chiaramente contributi esteri, però diciamo, il fulcro è là. Ecco, perché? Insieme su Galileo e sulla magnifica cerchia dei suoi discepoli, Bonaventura Cavalieri, Torricelli, Viviani e tutti altri, e sembrava che dopo quell'inizio così folgorante, questa cerchia così brillante, la scienza in Italia sarebbe progredita. Viceversa, c'è stato, non diciamo proprio il vuoto, ma quasi, si può citare un artico quasi contemporaneo di Hooke che abbia una corrispondenza anche con lui e le sue opere. Però poi dopo c'è il posto, perché le cause sono moltissime nell'epoca, alcune veramente l'inquisizione ovviamente, con la paura che aveva generato in tutti. E poi, non so, l'Italia che è nel 600 terra di comunista, di eserciti stranieri, francesi, spagnoli, tutti i mercenari inglesi. Poi c'è anche il fatto che forse i nostri regnanti, che hanno preso così bene le varie città, i palazzi erano più inclini a finanziare artisti e scrittori piuttosto che scienziati, anche se penso che pure in questo caso sia stata l'ombra dell'Inquisizione a indirizzarli in prevalenza in quella direzione, se penso che per esempio anche i medici, di cui Galileo era un filosofo matematico, nel momento le
ci sono un altro elemento che secondo me viene spesso trascurato, cioè la dipendenza delle repubbliche marinari, genere e Venezia, che le loro navi portavano ricchezza in Italia, ma portavano anche merci diverse, oggetti diversi, contatti con popolazioni lontane, stimoli per l'intelletto e stimoli per, anche per provvedere, per la ricerca. Abbiamo appena visitato pochi giorni fa la Senale di Venezia, questo stupendo luogo che poteva ospitare fino a 3.000 navi all'epoca della battaglia di Lepanto. Pensate quanti artigiani abilissimi che Galileo ammirava molto operavano in quel contesto. E ovviamente scienza e tecnica vanno dal basso. Con questo decadendo appunto l'Italia da questo punto di vista, ecco che ci siamo chiesti ma com'è, perché dove si trasferisce? E allora il centro più diffuso è quello di Londra, quella della Society. Si potrebbe ovviamente orientare anche anche in Inghilterra nel 600 alla fine ha fatto una serie di traversie incredibili. Se pensate che nel 1649 Carlo I viene decapitato pubblicamente di fronte al Palazzo Reale. E poi c'è il periodo repubblicano, una decina d'anni di cupi e difficili, poi c'è il ritorno dei re, ci saranno dei re che chiudono, e poi ci saranno contrasti fra chi vuole un re cattolico, chi vuole un re protestante, chi insomma, però effettivamente si arriva poi con la famosa Glorious Revolution del 1688 a compattare un po' questi contrasti, a avere un periodo di che consentirà appunto lo sviluppo delle scienze. Ma e ci sarà anche l'intervento degli sovrani che finanzieranno, perché? Perché capiscono che possono trarre vantaggi anche economici. L'Inghilterra sta diventando una potenza coloniale importante e quindi è importante che le navi che affrontano l'Adriatico e affrontano il Pacifico soprattutto non finiscano sulle rocce lontane dalla meta che sono proposte. Quindi per esempio il problema della longitudine viene studiato in questi anni, porterà un risultato positivo ed è, insieme allo studio delle stelle e degli astri, diventa una grande elemento propulsore per le conquiste scientifiche. Tutto questo è un'attività. Alcune cose, poi sentendo parlare gli altri, ovviamente ne sono ovviamente altre ancora, però volevo chiarire. Perché geni bastardi? Perché uno dice, ma com'è bastardi? Questo è il tipico linguaggio che hanno gli scienziati di formazione anglosassone quando hanno un padre scientifico che ritengono non si comporta in modo corretto. Chi è bastardo? Questa è un padre. Ho sentito dire mille volte, non ho parecchio con americani e ho conoscendo colleghi inglesi. Ecco perché ci è venuto l'idea di Newton e Cole, cioè di Newton e la sua lampada, che era così, che era più grande, tutti i geni, ma anche tutti grandi bastardi. E naturalmente ci sono scontri di naturalezza incredibili, adesso leggerò alcune frasi, voilà. C'è lo scontro tra Hooke e Newton, su due fronti, quello della luce e quello della gravitazione. Possiamo entrare in qualche dettaglio perché non tutti sanno esattamente quanto i contributi di Hooke abbiano inciso fortemente sui lavori di Newton, perché Newton quando stampò i suoi principi si guardò bene da ringraziare Hooke di qualsivoglia consiglio gli era arrivato e ne aveva avuti molti. L'altro fronte era quello invece della luce, in cui è vero che Newton fu lo scienziato che per primo capì che la luce bianca era composta di tutti i colori e non in viceversa, come si credeva fino ad allora, e cioè che la luce colorata fosse luce pura che si era sporcata urtando, diciamo, interagendo con le superfici colorate, cioè che naturalmente la luce venisse contaminata quando era colorata, quindi lui rovescia proprio il contrario. È vero che questo fu la grande scoperta di Newton, ma è anche vero che l'idea che la luce fosse un'onda era di Hooke, perché Newton credeva, ancora legato alle idee di Democrito e compagnia bella, che noi vedessimo gli oggetti solo perché dagli oggetti si staccavano delle particelle che venivano diritte nei nostri occhi, cioè una concezione atomistica della visione. Quindi anche qui Hooke, tutto sommato, si aveva visto un po' meglio, diciamo, dal punto di vista della vera,
anche Huygens in parallelo. Non di meno, Hooke e Huygens, pur essendo sulle stesse posizioni quanto alla natura della luce, litigarono fortemente per un altro motivo, il famoso orologio a molla, che a quei tempi, come diceva Maria Piero poco fa, era importantissimo per la misura della longitudine. Bisognava avere un orologio che portato a bordo di una nave continuasse a segnare senza errore l'orario del porto di partenza, perché allora, per differenza con l'ora segnata dalla meridiana di bordo, si poteva dire abbiamo percorso 8 gradi di longitudine. E questo fu un punto fondamentale, perché c'erano anche tanti soldi alle spalle, c'erano premi che erano stati messi sia da Spagna sia da Inghilterra, e lì ci fu uno scontro violentissimo tra Hooke e Huygens. D'altra parte Huygens litigò anche con Newton per la questione della natura della luce. Newton litigò con Flamsteed, l'astronomo reale, perché l'astronomo reale non gli voleva dare tutti i dati, perché Newton aveva la cattiva abitudine di usare i dati che gli davano senza dire chi gli aveva dati, per cui il poveraccio che aveva fatto tutte le misure, tutti i conti, i minimi particolari, che aveva pubblicato addirittura in seguito un dizionario del cielo, si vedeva nel suo lavoro, scompariva nel testo di Newton senza riferimento sul suo nome. Quindi io volevo leggere un piccolo pezzo, perché è interessante vedere cosa pensava Flamsteed di Newton e di Halley, che era dalla parte di Newton, era una specie di aiutante di Newton, anzi fu Halley a curare personalmente la stesura dei principi, se no Newton forse non l'avrebbe neanche mai scritto. Allora fatemi leggere, quindi qui ci sono litigi di tutti i generi, non ho citati 3-4, ma ce ne sono altri ancora, e fatemi leggere solo un piccolo pezzetto, perché devo farvi capire proprio lo spirito che animava. Cosa diceva Flamsteed di Halley. Halley è una persona ben nota, nessuno si aspetterebbe da Halley dei comportamenti scorretti. A parte il fatto che fu ospite di Evelius in Danke e gli sedusse la moglie, ma questa è una parentesi. Cosa diceva Flamsteed? Flamsteed diceva: Halley è tanto lanzarone quanto è corrotto. Newton gli ha dato i miei 175 fogli di dati, questo rappresenta il massimo del raggiro, dell'ingratitudine e della bassezza morale, sia di Newton che di Halley. Non potevo aspettarmi niente di meglio da lui, sin da quando gli feci avere il mio primo catalogo, sopporterò e che Dio gli perdoni tutta la sua falsità. Quindi qui Newton e Halley sono entrambi accomunati con una chiara accusa di bastardaggine. Viceversa di Newton diceva sempre questo Flamsteed, che era tra l'altro un sacerdote, ha detto per inciso, perché moltissimi dei ricercatori del tempo, se non erano lord o sir, erano ecclesiastici. Cosa diceva Flamsteed di Newton? Diceva: ho avuto un altro scontro con il presidente della Royal Society, Newton, cioè. Lui si è scaldato al punto di tenere un contegno indecente. Io, che mi ero proposto di non rispondere alle provocazioni, gli ho ricordato che quasi tutti gli strumenti dell'osservatorio erano di mia proprietà e sono lamentato del fatto che i miei dati venivano pubblicati da Halley senza la mia partecipazione. Non si menzionava appunto Flamsteed. E così venivo derubato del frutto del mio lavoro. Alle mie parole ha dato in escandescenze, lanciandomi tutti gli improperi che gli sono venuti in mente, tipo ragazzino, insolente e quant'altro. Mi sono limitato a pregarlo di controllarsi, ma questo non ha fatto che accrescere la sua ira. Mi ha chiesto quanto denaro avevo ricevuto dal governo nei miei 36 anni di servizio, a che io gli ho domandato come aveva speso le 500 sterline all'anno che percepiva da quando si era installato a Londra, cifra ben maggiore tra l'altro di quella che il povero Flamsteed prendeva come direttore dell'osservatorio di Greenwich. A un certo punto ho detto che Dio, del quale durante l'incontro non si è mai parlato con il dovuto rispetto, aveva fino ad allora protetto il mio lavoro, per cui non dubitavo che lo avrebbe fatto fino a una felice conclusione. Mi sono congedato. Il dottor Sloan si è
se ne è stato sempre zitto, ma l'altro medico a questo punto, facendosi prendere dalla stessa furia di Newton, mi ha accusato di essere troppo orgoglioso e di aver insultato il Presidente. Questi erano gli incontri che io avevo con questi illustri colleghi, tutti al massimo del carico possibile, cioè, ce ne sono altri che ho uno come esempio. Questi, ecco questo che noi riteniamo che sono sufficientemente bastardi. Geni devastati insieme. Grazie alla damnatio memoria che ha innescato Newton come presidente della Royal Society, moltissimi dei contributi di Hooke sono veramente tantissimi, sono nel carico tempo, era assolutamente un microscopista del livello di Malpighi, tant'è vero che interagivano e che lui stesso fece pubblicare Malpighi a spese della Royal Society. È un grande scienziato, non c'è dubbio, ma aveva un carattere. Però grande fantasia, grande immaginazione, e quindi volevamo un pochino mostrare quanto fosse stato ingiustamente penalizzato e quanto invece dei risultati che vengono oggi riconosciuti a Newton al 100% ci fosse un contributo di Hooke che non era affatto trascurabile. Con uno stile discorsivo e anche con una tecnica alle volte curiosa e divertente, cioè ci sono su certi autori non ci sono delle notizie certificate da loro e allora c'è una sorta di nota metodologica all'inizio del capitolo e poi comincia con un virgolettato, con un io che parla, che è il frutto e la deduzione di tutte le informazioni che sono state cercate. Io credo che questo libro andrebbe letto non soltanto da studenti universitari ma anche da studenti liceali. Il penultimo anno è quello in cui del liceo si studiano questi autori, Leibniz, Newton, eccetera. E però volevo fare una domanda. Voi avete lavorato insieme, come vi siete divisi il lavoro? Cioè c'è uno di voi due più, diciamo che... Cioè, ecco, per esempio, chi cura la scrittura, chi cura la ricerca, oppure lo stile è omogeneo, perciò... Quasi banale. E quanto ci avete messo? Quasi banale, c'è dentro della scienza, è quello che ho fatto io. Invece poi c'è della storia, dei rapporti sociali, delle altre interazioni, e li ha fatti lei. Poi ci siamo correnti decisamente in linguaggio, ognuno aggiunto, come la comando di Arco, come la parola di Galileo, tra l'altro, no? Ormai quasi la regolarità comunque due o tre anni di raccolta dati, poi dopo la stesura finale tre anni anche io vorrei. Proprio nel senso di quello che diceva il signore che ha parlato. Voi lo scrivete nella parte iniziale con il progetto. In Italia era stata stroncata ogni possibilità di ricerca. Dal processo di Galileo, passo qualcuno, eccetera. Però poi si è passati anche ricerche in offensiva, la matematica e la biologia, nel senso di classificazione, di statistica, eccetera. Quindi fine di tutto,
i motivi delle rivolte locali c'erano in Francia, c'erano in Inghilterra, c'erano in Italia, perché in Italia incredibilmente tutto è stato stroncato, ma proprio stroncato. Bisogna aspettare fermi per ritornare di nuovo a fare la fisica a livelli mondiali. E poi anche lì, facciamo. Sì, ma Volta era un anonimo. Volta scriveva che non dava un senso, era lui. Volta ha fatto questa operazione, è stata bellissima, ha fatto delle cose bellissime, interessantissime, però tra lui non c'è scuola, è finito tutto lì. Quello che quindi va sottolineato è questo. L'intervento della Chiesa su Newton c'è stato lo stesso. Nella prima edizione dei Principia non c'era lo scoglio generale che chiude i Principia, che venne introdotto proprio per rispondere alle accuse di ateismo che erano state fatte. C'è questo e c'è anche un altro aspetto del problema che sicuramente è da fare, ma non è questo il punto, è sottolineare questo. Lo scoglio generale. L'ateismo era perché il mondo marciava con i principi effettivamente per conto suo senza l'intervento di Dio. Nello scoglio generale Newton dice qualcosa di assolutamente incredibile, che le cose funzionano, i pianeti girano, eccetera, eccetera, poi se manca un po' di energia, lo dico di energia, c'è Dio che gli dà un po' di potere e quindi mette giù. Quindi questa è una cosa interessantissima. Ma l'altra cosa invece che è stata rilevata da Mike è che mentre Galileo faceva la fisica in un certo modo e l'unico seguace di Galileo è stato Huygens con l'orologio oscillatore, Newton se ne va per conto suo e introduce la metafisica nella fisica. La forza, dice, noi conosciamo tutti gli effetti ma non conosciamo mai la forza in quanto tale. Quella forza viene introdotta in un modo truffaldino, perché non è possibile in una relazione a tre variabili che una variabile, diciamo così, contemporaneamente due variabili non sono spiegate. La massa e la forza sono messe insieme con l'accelerazione che si conosce, ma massa e forza è questo. La definizione di massa viene data in un modo valore riferendo alla densità, eccetera, eccetera. Insieme a questo, la metafisica introdotta nella fisica, Newton fa un'altra operazione che viene sempre nascosta, che è stata accennata, mi pare, lei, o lei, la magia, l'alchimia, lo studio, diciamo così, bigotto della religione, con l'accanirsi intorno all'Apocalisse, con l'accanirsi su un'altra questione che era, diciamo, descrivere il Tempio di Salomone in tutte le sue caratteristiche, eccetera, eccetera. Cioè questi aspetti, se uno li va a vedere in Galileo, non ci stanno, è un'altra fisica, è un altro modo, molto più banale, più semplice. I dubbi vengono sempre messi, qualcuno gli dice, ma questa si chiama gravità. Lo so che si chiama gravità, ma che cos'è la gravità? Nessuno ancora lo sa e non mi sento in grado di intervenire su questo. Questo è che dall'altra parte troviamo un'altra fisica. Anche io, poi invece scivola del questo punto in realtà c'è anche qui, ma oggi non abbiamo toccato niente, ma la discussione tra il dottor Leibniz che parte sulla gravità di chi ha inventato il calcolo infinitesimale finisce invece in una mega religiosa, perché tutte e due sono in fondo dei panteisti che dicono che Dio è la natura e tutte e due fanno i miracoli, cioè i santi per dimostrare che loro non sono invece panteisti, perché questo è messo in grande difficoltà con le rispettive chiese, perché a quei tempi non si poteva ammettere che Dio avesse una natura di parte materiale, cioè non poteva essere parte della natura. Quindi in realtà questo l'abbiamo saltato del tutto, ma qui è un paio di capitoli ed è certamente un aspetto molto interessante della scienza. Io volevo soltanto leggere, forse per lasciare poi a Anna la parola finale, una breve cosa per dire come il povero Hooke fosse stato talmente
vilipeso, buttato, insomma, veramente una calci nel sedere, un cartuccio da Newton e da tutti i vari suoi ammiratori interessati, che addirittura un commediografo del tempo inglese scrisse addirittura una commedia, si chiamava Thomas Shepard, scrisse addirittura una commedia in cui prendeva in giro gli scienziati della Royal Society, quelli che chiamavano virtuosi, la parola virtuosi tra virgolette era ovviamente ironica, cioè erano in realtà dei finali di tempo secondo l'autore, e in realtà prese al modello proprio Hooke per farsi beffe di queste persone. Nella commedia veniva messo in burla uno scienziato dal buffo nome di Nicholas Gimcrack. Ora, Gimcrack significa gingillo di nessuna utilità. Una specie di sintesi dei vari ricercatori della Royal Society, ma i cui tratti principali erano esattamente corrispondenti alla figura di Hooke, con tutti i difetti che gli venivano a ragione o a torto ascritti. E non mancavano riferimenti nemmeno alla sua vita privata. Giorgio prima ha ricordato come fosse l'amante di sua nipote, cose insomma non molto belle da mettere in una rappresentazione pubblica. Ne sortiva anche un quadro della Royal Society come di un gruppo di perditempo e meriti spacconi, incapaci di produrre qualcosa di utile per la comunità. Allora vi voglio soltanto leggere un'unica scenetta in cui appunto Sir Gimcrack, che sarebbe appunto Hooke in realtà, la commedia inizia con Sir Gimcrack, il quale sotto la guida di un istruttore impara a nuotare stando a pancia in giù sopra un tavolo, tenendo tra i denti un filo collegato a una rana che nuota in una bacinella piena d'acqua. Incontrandolo per la prima volta, due giovani corteggiatori delle nipoti di Gimcrack lo interrogano. «Ah, mai provato nell'acqua, signore?» «No, ma nuoto alla perfezione nell'aria. Intende poi passare all'acqua?» «No, odio l'acqua, signore. Non mi capita mai di imbattermici. Ma allora che bisogno ha di nuotare? Mi accontento della parte speculativa del nuoto. La pratica non mi interessa. Quasi mai faccio qualcosa perché serve, non è il mio modo, l'obiettivo finale è la conoscenza». Come la scena veramente breve e estremamente significativa. Se anche mi permette, volevo leggere un altro pezzettino che dice: una lezione di Hooke alla Royal Society. Il capitano Knox gli ha parlato di una strana erba indiana inebriante, del tutto simile alla canapa, è considerata molto salutare. Le foglie e semi andavano essiccati e quindi finemente pestati. Una piccola quantità della polvere così ottenuta, una volta ingerita, induceva in breve tempo una sorta di estasi, rendendo il consumatore strano a se stesso e al mondo, ma felice, in grado di parlare, cantare e ridere senza conservarne memorie. Poi l'erba lo addormentava di un sonno profondo e lo liberava del mal di testa o di stomaco, di un capruccio e di altri sintomi della malattia. Hooke stesso si proponeva di piantarne fino a mera i semi di cui è entrato in possesso per verificarne le qualità. Beh, oggi i medici di oggi stanno recuperando la magrana come un'eccellente medicina. Ci sono altre domande? No, io volevo concludere nel senso che questo libro è uscito da poco tempo, no? Io l'avevo portato a casa perché tendo a leggere un po' tutti i libri che stanno qua. Poi mi è stato chiesto 3 giorni fa, più o meno, sotto le prime vacanze, se avevo piacere di presentarmi, chiaramente avevo piacere. Quindi porto questo libro in vacanza e dico, vabbè, in 3 giorni leggo le prime 10 pagine, 10 pagine e mezzo, 10 pagine alla fine, qualcosa dico. Beh, non ci sono riuscita, nel senso che 10 pagine all'inizio ho continuato, perché ti prende, cioè è un libro che non puoi leggere, cioè sì, forse, però non so, leggi per 10 pagine e vai avanti. Per cui non sono ancora arrivata alla fine, per cui non vi posso dire come finisce, però diciamo, un finale ci sarà. Allora, veramente è un libro che leggi molto volentieri. Grazie.
Grazie a tutti.